La resina ortocrilla LC viene generalmente applicata su un modello in gesso asciutto e isolato. Gli elementi a filo piegati possono essere fissati al modello, come di consueto, con cera collante. L'isolante viene applicato al modello asciutto e distribuito uniformemente con un pennello. I residui di isolante vengono rimossi dopo 30 secondi. La vite a espansione deve essere completamente ricoperta di ortocrill LC. Occorre fare attenzione che la vite a espansione sia totalmente inserita nella resina e che non si siano formate bolle d'aria. Posizionare la vite a espansione nel foro rivestito di cera. Completare l'apparecchio con resina ortocrill LC fino a quando avrà raggiunto la forma e lo spessore desiderati. Arcata superiore circa 3 mm, arcata inferiore circa 4-5 mm. Indurire la placca nel fotopolimerizzatore. Dopo la polimerizzazione deve essere rimosso con l'apposito liquido detergente lo strato di inibizione di ossigeno. La rifinitura della ortocrill LC avviene con le stesse procedure adottate per la resina polimerica a freddo ortocrill. Si sconsiglia, tuttavia, l'utilizzo di frese in tungsteno a taglio incrociato. In questo caso sono molto più adatte le frese a taglio semplice, abitualmente impiegate per la rifinitura delle resine morbide. La prelucidatura viene eseguita con abrasivi in silicone o carta vetrata, poi con pomice e spazzola di crine. La lucidatura finale viene realizzata con liquido Edelweiss e spazzola di lino. La resina ortocrill LC è indicata per la fabbricazione di apparecchi ortodontici rimovibili e fissi, ma può essere impiegata anche per la produzione di dispositivi antirussamento e dime chirurgiche implantari. La ortocrill LC è priva di metilmetacrilato e di perossido di benzoile.